Era il mezzogiorno del 29 ottobre 1922. Mio padre era al suo tavolo di lavoro con innanzi il testo del viatico. Fu chiamato a tavola per pranzo. Si alzò e crollò colpito da una crisi dalla quale non si riebbe. Il suo funerale non poté svolgersi lungo il percorso abituale in quei tempi, la via nazionale, perché il centro della città era invaso dai fascisti. Il funerale fu allora deviato lungo le strade che costeggiavano il Foro Romano e il Colosseo, luoghi che per tanti anni erano stati oggetto delle sue cure e dei suoi interessi. Felice Barnabei aveva 80 anni compiuti ed aveva vissuto una vita densa di avvenimenti ed emozioni, come in un romanzo, dal piccolo borgo di Castelli alla ribalta internazionale. Le sue ultime parole furono: «Mia cara figlia, sto per andarmene, non ti lascio molto, ma ti lascio queste mie mani che sono pulite». Il brano che ho scelto di leggere da questo poderoso volume curato da Giuseppe Pennacchia, qui presente, è un ricordo personale degli ultimi atti di vita di Felice Barnabei, testimoniati dalla figlia Margherita in quello straordinario volume di memorie e di ricordi che si intitola appunto Le memorie di un archeologo, curato dalla figlia Margherita insieme all'archeologo Filippo Delpino e apparso nel 1991. A distanza di quasi 30 anni, questo nuovo volume, scritto da uno dei discendenti di un ramo collaterale della famiglia Barnabei, torna su questi passi e ripercorre la vita di un personaggio per noi fondamentale, il fondatore di questo museo, ma sicuramente una delle figure più rilevanti dell'archeologia tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Amava molto Villa Giulia, potrei dire che era ricambiato dalla villa, anche se la villa gli dette diversi dispiaceri oltre che molte gioie. E avremmo dovuto celebrarlo in presenza, anzi, lo scorso anno avremmo dovuto celebrare i 130 anni da quel 1889, che è la data nella quale si colloca l'inizio della storia museale di Villa Giulia. E avremmo dovuto ricordarlo oggi, appunto, in occasione dei 98 anni dalla sua scomparsa nel 1922, il 29 di ottobre a mezzogiorno. Lo facciamo così con un video nel quale diamo un'anticipazione delle tante cose che abbiamo in preparazione su Felice, sulla storia del museo, insomma su anni che sono importanti per l'archeologia italiana e internazionale. E allora rivolgo una prima domanda a Giuseppe, ho il permesso di poterti dare del tu, Ti ringrazio. e insomma, il tuo incontro con Felice Barnabei, con questo tuo importante parente. Allora, è stato un incontro, devo dire, molto inaspettato, perché si trattava di una Pasqua. Io avevo 16 anni, eravamo a pranzo con mio nonno Ezio Nicodemi era discendente di Amalia Barnabei, la sorella di Felice, e siccome io quell'anno ebbi un exploit a scuola e mi permisero di fare il salto del terzo liceo. E quando lo dissi a tavola, mio nonno rispose subito: «Ma oggi abbiamo un altro Felice Barnabei qui in casa», quasi con tono scherzoso, ovviamente. E io chiesi: «Ma chi è Felice Barnabei?» «Cioè, ah, beh, tu non l'hai conosciuto mai perché è morto tanti anni fa, ma io l'ho conosciuto ed è stato il personaggio più importante della nostra famiglia. Oltre che archeologo, poi mi ripeteva sempre, deputato per 5 legislature nell'uninominale, perché l'uninominale per lui significa che la gente sceglieva la persona. E questo qui mi aprì, diciamo, uno spiraglio sulla vita di Felice Barnabei, che non ho coltivato subito, ovviamente, che si è ripresentato molti anni dopo, in quanto feci un volume su mio nonno, sulla ceramica di mio nonno, e andando a Castelli incontrai una mia cugina che era di un altro ramo, ma sempre discendente da Amalia.
quindi avevamo in comune le nostre bisnonne. E così seppi che c'era questo fondo di lettere, e poi un altro cugino ne aveva un altro fondo, in complesso era un fondo di 4-5.000 lettere familiari, tra cui, col permesso di coloro che le detenevano, sono riuscito a estrarre un 150 lettere di Felice Bernabei e fare un volume dove nella prima parte c'è una sorta di biografia, perché non esiste una biografia di Felice Bernabei a tutt'oggi, per una storia di Felice Bernabei, molto meno messa sul piano arcologico e più sul piano familiare, e per la seconda parte invece tutte le lettere che lui ha scritto al fratello Giovanni. Ora, il fratello Giovanni, che vedete anche qui fotografato insieme a Felice, aveva 16 anni meno di Felice Bernabei e quindi poteva essere considerato il ragazzo della famiglia, ma Felice ebbe in lui, che diventò ingegnere, una grande stima, e tutta la sua vita fece perno per i suoi rapporti familiari su Castelli con queste lettere a Giovanni, in cui, al quale chiedeva cosa accadeva, dava i suoi consigli e diceva cosa doveva dire alle sorelle. Insomma, era una famiglia numerosissima quella di Felice Bernabei e quattro fratelli, due fratelli e quattro sorelle, quindi un numero notevolissimo di discendenti, oltre 50 nipoti e pronipoti, tra nipoti e pronipoti. E devo dire, tutto questo lo si ritrova all'interno di questo volume, che è una cronistoria dei Bernabei, non soltanto di Felice, e dei loro rapporti familiari, quindi è uno spaccato molto interessante e originale anche su un momento fondamentale del nostro paese, quello che va dalla sua nascita nel 1842 fino alla sua morte nel 1922, un anno dopo il fratello, quindi sono momenti importantissimi. La sua morte si conclude con i fascisti a Roma, e la sua nascita precede l'unità d'Italia, e nel mezzo c'è appunto la formazione di una nazione nella quale era importante anche riscoprire le origini del nostro paese, le tradizioni più antiche, quando è che avevamo cominciato a prendere una coscienza di italiani. Ma quali sono le origini della famiglia Bernabei? Allora, le origini, la famiglia Bernabei si trova impiantata a Castelli dal fine 600, inizio 700, da un certo Maccabeo che proveniva da Ancone e poi cambiò questo nome in Bernabei, e praticamente era una famiglia di ceramisti. Ancona era collegata con Castelli perché c'era una grossa fiera che si faceva ad Ancona di ceramiche, i castellani portavano le loro ceramiche. Da Ancona invece arrivavano per nave tanti ossidi che servivano invece dell'industria ceramica, e così c'era questo liaison, diciamo. La famiglia di Felice, il padre Tito, aveva una bottega, e ovviamente i due figli maschi, Felice e Giovanni, erano avviati a fare i ceramisti. Felice era un ottimo disegnatore, molto bravo. Giovanni lo era anche, ma Giovanni si diede poi quasi subito agli studi di ingegneria e al hobby della fotografia, e molte sue foto furono riprodotte da Alterocca, che era il principale stampatore di foto di tutta Italia, si è inventato la cartolina, e Giovanni mandava le sue fotografie. Felice invece prese tutt'altra strada. Dopo aver vinto il premio nel settore artistico, lui poi riuscì ad arrivare alla Normale di Pisa, si laureò in lettere classiche con una tesi sui vasi greci, poi fu professore a Napoli nel 1865 al liceo di lettere latine e greche, e poi nel 1885 divenne direttore generale dell'antichità e belle arti e scavi del regno, era una lezione lunga, dove era stato assunto da Fiorelli, il suo maestro, quando fu istituita questa direzione 10 anni prima. Lui era entrato come segretario di terza classe. Torniamo un attimo indietro, che siamo andati molto avanti nella sua storia.
Quindi questo legame con la ceramica che lui sviluppa anche nella sua tesi alla Normale di Pisa, ragionando appunto sulle forme e le funzioni dei vasi, è qualcosa di una modernità incredibile, perché gli archeologi del tempo guardavano con disdegno la ceramica, non la ritenevano interessante, la cultura materiale, tranne che nell'area appunto vesuviana, dove le scoperte di Pompei e di Ercolano avevano portato la quotidianità alla ribalta, non era però oggetto dell'attenzione degli archeologi, che preferivano le opere d'arte, le sculture. E Felice Barnabei portò le sue competenze ed esperienze proprio manuali nell'agone archeologico, e per questo fu molto apprezzato, e questo fu uno anche dei suoi lasciti importanti al Museo di Villa Giulia, a partire dagli scavi fatti nell'Agro Falisco, che presentò per la prima volta in associazione contestuale, con grande attenzione per la funzione degli oggetti. Ma la sua manualità è qui magnificamente rappresentata da questi suoi disegni giovanili, che sono uno dei doni che abbiamo ricevuto in questi ultimi tempi, e vorrei che ce ne parlasse una archeologa, conservatrice del museo, che è anche, e questa è stata una scoperta per tutti quanti noi, imparentata alla lontana con Felice Barnabei, Maria Paola Guidobaldi. Eccoci qua. Come accennava Giuseppe Pennacchi, appunto noi abbiamo, per una meravigliosa congiuntura e coincidenza temporale, la fortuna di possedere la testimonianza di questa attitudine di Felice Barnabei fin da piccolissimo per il disegno. Perché appunto, cosa era successo? Lui era stato fin da piccolo incoraggiato dal padre Tito a praticare l'arte della ceramica, e un suo piatto fu talmente che fu presentato al Consiglio Provinciale di Teramo quando aveva circa 12 anni, e conquistò un premio, e il premio consisteva nel sussidio che il governo borbonico avrebbe elargito alla famiglia per 4 anni per far studiare Felice a Teramo dalla Natia Castelli. Quindi lui si trasferì dal 1854 al 1858, quindi fra i 12 e i 16 anni, a Teramo, dove frequentò, oltre alla scuola, la scuola di disegno di Pasquale Della Monica. E quindi una serie di esercizi di scuola, che poi sono dei disegni su matita e cartoncino, che aveva su matita, disegni a matita e a carboncino su carta, che realizzò e che la sorella Caterina aveva custodito amorevolmente. E nella sua casa, il Palazzo Fuschi, perché lei sposò, non si trasferì dalla casa Barnabei alla casa Fuschi, si trasferì lì giovanissima, e lì i pronipoti, che ringraziamo ancora di questa generosissima donazione, e che sono Angela, Guido, Caterina e Federica Fiegna, e Alfredo Celli, che è lui l'anello attraverso rapporti e altri rami familiari, mio cugino di secondo o terzo grado, hanno deciso, avendoli ritrovati nelle soffitte di questo palazzo nell'estate del 2018, di donarli al Museo di Villa Giulia, perché ne custodisse la memoria e ne garantisse anche la conservazione. Quindi noi abbiamo acquisito 20 disegni giovanili che tutto sommato non avevano dei particolari problemi o patologie proprio della carta, e sono stati, ce ne siamo fatti carico del loro restauro, che è stato eseguito da Barbara Costantini. 8 di questi 20 disegni giovanili donati li abbiamo incorniciati, e nelle nostre intenzioni c'era quello di farne oggetto di una piccola mostra nell'ambito delle celebrazioni per i 130 anni del museo, che poi per varie vicissitudini cadevano nel 2019, non siamo stati in condizioni di poter realizzare. Volevamo farlo in questo 29 ottobre, approfittando di una delle aperture serali e straordinarie del nostro museo, ma l'evolversi della situazione epidemiologica purtroppo ci ha costretto a rinunciare anche a questo. Però non demordiamo, sicuramente lo faremo prima o poi, però intanto ci faceva piacere mostrare appunto un esempio, tenendo conto che sono dei disegni fatti da un ragazzino di 12 anni, dei primi esercizi di scuola. Veramente le qualità disegnative, di cui poi darà ulteriore prova, e anche attraverso altri rami di eredi ho intravisto altri disegni più tardi, in cui ci sono proprio delle membrature architettoniche
veramente notevoli e sono una testimonianza che certamente rivela un aspetto inedito di questa figura fondamentale per il nostro museo. Quindi grazie ancora agli eredi per questa bellissima donazione. Grazie a te Maria Paola per questo racconto. Noi conoscevamo finora soltanto degli schizzi e delle caricature fatte da Felice Barnabei e pubblicate nel volume di cui ho fatto riferimento prima, di Delpino e di Margherita Barnabei, davvero belle perché catturavano l'anima delle persone così in modo istantaneo, quindi davvero un estro artistico notevole. Volevo leggere un altro brano rapidissimo tratto da una delle sue lettere, risale al 1862, un anno importante per Felice perché ha l'opportunità appena ventenne, prima di appunto entrare alla Normale di Pisa, di fare un viaggio all'estero, a Parigi e a Londra. E a Parigi ha un primo incontro con gli Etruschi, fondamentale. Racconta infatti della visita al museo detto di Napoleone III al Palazzo d'Arti ed Industrie, ancora quindi non era stato trasferito dove oggi lo conosciamo. Ivi è tutta la collezione campana, la più superba per i primi quadri della Rinascenza e per le pregiatissime antichità etrusche, punto esclamativo. Ed i preti l'hanno venduta, punto esclamativo, puntini di sospensione. Vi sono esposti 650 e più oggetti di maioliche d'Urbino e di Castelli e cose di Donatello, d'Andrea Pisano, di Luca della Robbia e di Mastro Giorgio. E dei quadri è impossibile trovare una collezione più forte di quadri della prima epoca. Barnabei si sofferma sulle opere che oggi sono tra i pezzi più importanti del Louvre, fa un cenno agli Etruschi, ma non era ancora evidentemente la sua prima attenzione, dà spazio alle maioliche di Castelli, però rimane colpito da qualcosa che poi costituirà la sua missione per il resto della vita, cioè cercare di proteggere e tutelare il patrimonio italiano che nel caso della collezione campana era stato acquisito legittimamente da Napoleone III in seguito alle vicende che avevano portato al sequestro, diciamolo così, di quella che era la collezione messa insieme dal Marchese Campana. Sono anni importanti, abbiamo accennato all'importanza della manifattura di Castelli, ma tocchiamo il tema del rapporto con il fratello Giovanni, che è l'altro protagonista del libro e che qui è rappresentato da una lettera di cui ci è stata offerta una riproduzione che mostra come Giovanni si rivolgesse al fratello Felice per revisionare i suoi scritti e Felice risponde su carta intestata della Camera dei Deputati. Quali erano i rapporti con il fratello più piccolo? Allora, intanto aggiungo una piccola notazione sul fatto per cui lui lasciò la ceramica e si iscrisse alla Normale di Pisa. Era a Firenze, presso Gianina Miglio, una sua carissima amica, che gli presentò il conte Richard, della Richard Ginori, grossa la fabbrica di ceramiche più importante d'Italia. E lui voleva andare a lavorare alla Richard Ginori e si presentò, ebbe il colloquio. Purtroppo poi si sa da altre fonti che Richard disse: questa persona è troppo intelligente per venire a lavorare qui, perché credo che ci voglia prendere i segreti e impiantare una fabbrica a Castelli. Ovviamente non lo assunse, però Giannina Migli gli disse: guarda, chiusa una porta, apriamo un portone, iscriviti alla Normale di Pisa. Fece il concorso, lo vinse e così continuò la sua carriera. Quindi fu un momento. Abbiamo rischiato però, rischiato di perdere l'archeologo. Esatto. E il rapporto con Giovanni è stato, devo dire, bellissimo perché continuativo. Giovanni purtroppo come ingegnere lavorò 10-15 anni, una decina d'anni, poco più, in giro per l'Italia. Era ingegnere del genio civile, quindi costruiva strade e ponti, e però contrasse una grave malattia neurologica che già dai primi anni 90 dell'Ottocento gli diede problemi per il lavoro, finché alla fine del secolo diventò quasi totalmente cieco. A quel punto si decidette con una riunione familiare tra tutte le sorelle, e faccio un breve inciso, delle quattro sorelle nel 1895 tre avevano già perso il marito, quasi tutti in un'età non troppo avanzata, questi mariti, quindi tre erano già vedove,
e una invece era sposata con marito. Andò ad abitare da questa sorella che era accudita dal 1900 al 1921 quando morì. Sono gli anni dal 1900 al 1921 in cui Felice Bernabei fu deputato del Regno d'Italia e quindi su tutte le sue lettere, spesso sulla carta del, come deputato o dell'Accademia dei Lincei, perché era anche socio dell'Accademia, scriveva le sorelle. Le sorelle erano quattro caratteri diversi. C'era Caterina che era autoritaria, Maria aveva problemi economici continuamente, Amalia viveva col marito Orlando della bottega di ceramica, l'unica che è rimasta poi della sua discendenza e di cui mio nonno, il figlio di Orlando e di Amalia Bernabei, è stato il maggiore esponente, è stato un bravissimo maestro maiolicaro, ricordato tra i maestri del Novecento, e l'ultima sorella, che era la prima in realtà, la più anziana, di Camillo, si sposò a Basciano, un paese vicino Castelli, più agricolo, dove il marito era un piccolo imprenditore agricolo, e lì dove accolse Giovanni e lo curò fino alla morte. Ecco, voglio sottolineare questo inciso e questa ultima parte del racconto perché appunto ci consente di toccare l'anima, la storia, le sofferenze di esseri umani come noi. Noi ci concentriamo sugli oggetti che quanto sopravvive della nostra storia e spesso non sono in grado di raccontarla appunto in questi dettagli, per cui è importante che un museo cerchi di approfondire un po' di più anche il lato umano delle persone che hanno contribuito a renderlo un luogo per tutti. E qui c'è un brano che non leggerò per non andare troppo per le lunghe, però mi ha colpito, quello della morte del padre Tito il 15 dicembre del 1895. Lo apprendiamo attraverso le lettere con le quali le sorelle lo comunicavano a Felice, quindi è come se fossimo noi Felice in quel momento ad ascoltare, a leggere la notizia della morte del padre che era ammalato da un po' di tempo. E questa è l'importanza degli epistolari, l'importanza dei documenti che ti fanno vivere, ti consentono di immedesimarti nella persona che magari conosci per altri motivi. Nel 1895 Felice probabilmente aveva per le mani alcuni oggetti che un'altra coincidenza ha voluto entrassero a far parte delle collezioni del museo. È una piccola raccolta archeologica personale di Felice Bernabei. Non abbiamo molti dati sulla formazione, li possiamo ricostruire intuendoli, ma ci è stata donata dalla nipote Roberta Nicoli Bernabei di sua spontanea volontà. Un giorno ci ha contattati, io ero insediato da pochi mesi, e ci ha portato una scatola delle meraviglie con oggetti variamente collegati alla vita e alle attività di Felice. Questo è probabilmente un coperchio di un vaso che non c'entra nulla né con gli Etruschi né con gli Italici, viene dalla Martinica. Questa è la scrittura caratteristica di Felice a china, chi insomma si è imbattuto nei suoi documenti la sa riconoscere a occhio, e lo aveva scritto anche dietro per conservarne memoria. Evidentemente era rimasto colpito dalla tecnica, dalla fattura, insomma è un documento etnografico e non soltanto archeologico. Al suo paese invece, alla sua terra, al mondo preromano dell'Abruzzo, riconducono oggetti come questi, sono dei pettorali, possiamo più o meno farci un'idea della loro funzione attraverso capolavori come il Guerriero di Capestrano, in bronzo, questo probabilmente risale al VII secolo, al massimo alla fine dell'VIII. Non sappiamo come Bernabei ne entrò in possesso, quindi abbiamo selezionati alcuni, questa è una sorta di collana femminile, anche questo è un oggetto tipico, caratteristico degli ornamenti che usavano le donne tra l'VIII e il VII secolo, questo è un pendaglio a doppia spirale e un altro pettorale, dovete immaginarli montati su un supporto di cuoio. E l'ultimo oggetto ci porta
agli inizi del Novecento, questo lo posso toccare anche con l'altra mano. Non è facile riconoscerlo perché siete abituati probabilmente a vederlo nei libri di scuola, insomma, nella foto dell'originale, che è in una pietra dal forte colore nero. Questo è il riton dei cosiddetti mietitori, rinvenuto ad Aghia Triada nel 1902-1903, i famosi scavi della scuola italiana di archeologia, ancora non era la scuola di Atene. Felice Barnabei lo ebbe probabilmente da uno dei componenti di quella missione, forse ci fu l'intermediazione di Comparetti, di Federico Alber. Comparetti fu suo maestro alla Normale di Pisa, Alber è il fondatore delle missioni archeologiche italiane in Grecia, e chissà quanto tempo li ha avuti di fronte sul proprio tavolo, nella propria casa, e oggi ci emoziona poterli avere a Villa Giulia, e serviranno per raccontare la figura del nostro fondatore, insieme ad altri che non vi mostriamo perché vogliamo tenere un po' di curiosità. Beh, questi oggetti erano accanto a lui nel mentre scriveva ai parenti, alle sorelle, è prolificissimo, ha lasciato degli epistolari distribuiti su più fronti, alla Biblioteca Angelica, alla Biasa, alla Biblioteca dell'Istituto di Storia dell'Arte e Archeologia a Pisa, la Normale di Pisa, e non erano noti ancora questi nuclei rimasti presso i fratelli. Di cosa però parlava alle sorelle e al fratello? Allora, qui abbiamo un doppio schema di lettura. Da un lato c'era lui, lume tutelare della famiglia, che era a Roma, e quando parlava delle sue vicende incontrava personaggi titolati, nobili, imperatori, sempre probabilmente per ragioni di lavoro, ma molti anche perché stringeva immediatamente amicizia con le persone. Dall'altra parte c'erano le sorelle che vedevano questo sfaviglio di luce e parlavano delle cose di paese, le piccole beghe, le liti per questo o quello alimento che non era arrivato, oppure per un vestito che si era rotto da essere fare. Quindi è bello anche vedere questo, però tutto mediato dal fratello Giovanni, ovvero non ci sono lettere dirette di Felice Barnabei alle sorelle, ma sempre al fratello, mentre le sorelle scrivevano a Felice Barnabei con le loro richieste, i loro crepacuori, le loro ansie per i figli e così, e Barnabei Felice scriveva al fratello Giovanni dicendo: mi ha detto mia sorella che fa in modo che tu hai il tatto per poterlo fare. Questa grande fiducia e questo presidio che lui aveva in questo uomo cieco, però proprio perché cieco, profondamente riflessivo in se stesso, per la parte più psicologica, per accomodare le varie questioni, si accomunava a Orlando Nicodemi, il marito di Amalia, che era quello che gestiva i loro affari in gran parte proprio a Castelli. Grazie Giuseppe per questo racconto. Sentiamo in sottofondo le campane, passato da non molto mezzogiorno, quindi siamo esattamente 98 anni dopo la morte di Felice. È stato bello ricordarlo anche se in forma virtuale. Sono sicuro che vi abbiamo lasciato più curiosità rispetto alle domande alle quali abbiamo risposto, ma è una storia lunga, non solo gli 80 anni che è durata la vita di Felice Barnabei, ma si estende, si ramifica nelle tante vite che sono entrate in contatto con lui. Grazie per l'amore con il quale hai raccolto queste memorie e le hai documentate. Speriamo presto di poter dare ancora maggiore diffusione a questo lavoro e anche esprimere un ringraziamento in presenza a tutti quanti i numerosi discendenti di Felice che conservano di lui qualche memoria e che le hanno voluta restituire ai nostri visitatori, al nostro pubblico, in modo tale da consentirgli di entrare a far parte di questa storia e di conoscerla di più da vicino. Grazie per l'attenzione, continuate a seguirci.